Come riusciamo a dimensionare quantitativamente le concretezze per i soci ancora non è certo. Anche da questo punto di vista però dovete essere bravi a lanciare questo messaggio, che ripeto è un messaggio di ottimismo. Girate tutti assieme la pagina e godetevi il futuro, però metteteci le mani. Lo so che tutti quanti voi fino ad ora siete stati in prima linea. Qualche eco mi è arrivata, molti di voi mi hanno chiamato personalmente sul cellulare, qualcuno pure a casa per dire ma che cosa sta succedendo nella banca, che cosa dobbiamo dire. La gente vuole essere rassicurata, la gente si preoccupa, vuole sapere ma noi che fine facciamo, i clienti vogliono sapere ma i nostri soldi che fine fanno, a cominciare da mia madre che ogni mattina, come dire, si agita per questo fatto e posso pure capire perché si agiti. C'è molta pressione da parte dei clienti. Questa è una fase dove voi siete insostituibili e dovete essere in grado, e avete tutte le capacità per farlo, di gestire i clienti e di gestire i soci. Primo punto, vanno rassicurati i clienti. Non c'è un problema di tutela dei depositi. Prima scherzando citavo mia madre, ma ci sono delle persone che mi telefonano e dicono ma io risparmio di tutta una vita, che ne faccio? Li devo ritirare? Assolutamente no. Mi pare già oggi un quotidiano parlava di eventuale corsa ritiro dei depositi. Ripeto, non vogliamo fare la fine delle Venete. Questa è una grossa apertura di fiducia, è un segnale importante, ma questo segnale di fiducia voi dovete essere bravi, e ripeto, avete la capacità per farlo, per trasmetterlo n volte a tutti i vostri interlocutori. Anche per gli obbligazionisti subordinati non ci sono rischi di mancato rimborso delle obbligazioni. Questo è il secondo messaggio. Sono cose che se le hanno chieste a me, chiamandomi alle 10 di sera, alle 11 di sera, all'una di notte, sicuramente l'avranno chiesti molto di più a voi che state presidiando il territorio e lo state facendo bene. E anche da questo punto di vista però dovete essere bravi a lanciare questo messaggio, che ripeto è un messaggio di ottimismo, ma è un messaggio di ottimismo che si basa su quello che stiamo facendo e sulla condivisione di un progetto da parte anche della vigilanza. La Banca d'Italia ci è molto vicina, in tutti i passaggi che noi stiamo ponendo in essere sono oggetto di un continuo confronto con le autorità di vigilanza. L'ingegner De Bussis ed io sentiamo direttamente la Banca d'Italia ai suoi massimi vertici. Dovete essere tranquilli e dovete essere capaci di irradiare e di diffondere tranquillità. Noi in questo progetto ci stiamo battendo ovviamente a tutela vostra e dei dipendenti, questo va detto. Questo poi non è un tema da affrontare adesso, però è un tema che va detto, che va sottolineato e anche nell'interesse dei soci. Come hanno scritto i giornali, il piano di ristoro, il piano di salvataggio, fortemente voluto dalla vigilanza, prevede anche delle forme di compensazione e di ristoro per i soci. Naturalmente ora non possiamo scendere nel tecnicismo giuridico e non possiamo ovviamente nemmeno parlare meno che mai di quantum, però c'è anche una fortissima attenzione a questo dato ed è un'attenzione che anche a livello politico è condivisa ai vertici e posso dirlo anche ai vertici del governo. Quindi voi in questa fase, se avete avuto l'impressione, non penso che l'abbiate avuta, ma qualcuno può anche avere essersi sentito un po' disorientato, sappia che non è solo, perché ci appoggia in questa fase la politica, c'è un progetto politico e ci appoggia anche la vigilanza. Noi abbiamo due fasi molto delicate, la prima è quella che stiamo vivendo fino a Natale. Se la banca regge, ma regge proprio sul piano
della tensione emotiva, oltre che sul piano molto più pratico e concreto della tenuta dei depositi, e allora noi diventiamo ancora più forti al tavolo dei negoziati. Sul tema dei soci, e questo discorso è un filo più complesso. Adesso noi, plurale, ci troveremo nelle condizioni di gestire un'assemblea che è storica per la banca, perché i soci sono molto dispiaciuti, perché hanno perso oltre il 90%, ma di più, dei loro investimenti. Unicredito, vedevo l'altro giorno che Mustier presentava il piano, negli ultimi 5 anni della sua gestione ha perso circa il 60%, no? E se vai dal 2008 ha perso il 90%, quindi ci può stare che hanno perso. Il problema è che quelli a suo tempo le dispiacenze non ci possono essere, perché se volevano vendevano in borsa. In questo caso sono rimasti bloccati, inesorabilmente incatenati alla loro perdita, sostanzialmente. Certo che i soldi arrivano alla banca, no? All'istituzione banca arriveranno i soldi. Come riusciamo a dimensionare quantitativamente le concretezze per i soci ancora non è certo, e se vengono fuori dobbiamo essere bravi a poterle trasmettere, non dico in tutto ma in una buona parte, ai soci per attenuare la perdita, e sarebbe un grande risultato. Non vi sto adesso a riempire la testa delle varie proposte per i soci, perché non è il caso, il messaggio è questo. Noi stiamo cercando di difendere le loro ragioni patrimoniali fino alla fine. Purtroppo ci troviamo in una situazione nella quale se tu fai svalutazioni distruggi patrimonio, cioè è un'equazione proprio semplice. Nei casi che avete visto, l'Etruria piuttosto che le Venete, che sono andate, diciamo, attraverso procedure di carattere straordinario, non c'è stato niente per loro. Il Presidente l'ha ricordato prima, le autorità monetarie non vogliono fare lo stesso errore. Girate tutti assieme la pagina e godetevi il futuro, però metteteci le palle.